Buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con la nostra informazione. In apertura torniamo ad occuparci dell'incendio che ieri pomeriggio è divampato nella marina di Pulsano, nel Tarantino, in zona Fata Morgana a Lido Silvana. Nel rogo una donna di 82 anni è rimasta gravemente ferita. Lì sul posto per noi Francesco Giusto. Sentiamo. Sì, Serena, siamo proprio qui sul posto Lido Silvana, marina di Pulsano, provincia di Taranto, dove ieri tanta paura e tensione ha attanagliato il pomeriggio dei villeggianti e anche dei residenti in questa località. Come sappiamo, diversi ettari di bosco sono andati in fumo. L'ultima notizia ci dice di un 57enne incensurato che è agli arresti domiciliari, ritenuto presunto responsabile dell'incendio appunto che il 30 di luglio ha devastato la pineta di Lido Silvana e marina di Pulsano, causando evacuazioni e il ricovero di una donna, come dicevi tu, con gravi ustioni. Le operazioni di bonifica sono in corso, il sindaco ha invitato alla collaborazione per il ritorno alla normalità. Il fuoco ha colpito anche San Vito, una località di vicino, spinto dal vento, distruggendo anche alcuni alberi e creando danni a case e negozi. Le indagini sono in corso ovviamente per stabilire se l'incendio sia stato accidentale o di origine dolosa, ma intanto abbiamo visto appunto che c'è stato un 57enne incensurato che è agli arresti domiciliari ed è ritenuto presunto responsabile. Ovviamente staremo a vedere come andrà a finire. Nel frattempo abbiamo ascoltato Mario Balzanelli, presidente del SIS 118, che ci ha proprio parlato della donna ottantenne. Una tristissima conseguenza sono le condizioni globali altamente instabili di una signora anziana che ha riportato ustioni gravissimi che hanno interessato più del 50% della superficie corporea, che attualmente è in terapia intensiva, quindi in prognosi riservata. Un evento quindi che nei confronti di questa persona si è dimostrato essere altamente vulnerante. Per il resto non ci sono state problematiche acute degne di rilievo, qualche sindrome di inalazione da fumo, però tutto sommato questioni minori. Spiace la devastazione ambientale, ma soprattutto vedere che in considerazione di eventi come questi, purtroppo, le conseguenze sulla vita di qualcuno possono essere drammatiche e devastanti. Dove si trovava la signora? La signora si trovava a casa sua, non sappiamo perfettamente dove, anche perché c'è stata una difficoltà da parte dei nostri operatori di reperirla, e ce l'hanno portata anche i vigili del fuoco, quindi c'è stata questa collaborazione con le forze dei vigili del fuoco. Non sappiamo se fosse una casa classicamente intesa, un cottage, non bungalow, non ci è stato dato di capirlo. Certamente la macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente ed è stata trasportata al Santissima Annunziata in condizioni già drammaticamente gravi dall'inizio. E ovviamente, come dicevamo all'inizio, c'è stata tanta paura e tensione. Pensate, insomma, in una località di mare, tutto tranquillo, tutto in distensione, le fiamme che avvolgono per diversi ettari case di villeggianti. Paura e tensione che abbiamo raccolto con alcune voci dei presenti, di alcuni proprietari di case, ma anche con chi lavora proprio adiacente alle strutture che sono state colpite. Sentiamo. Momenti di paura e tensione ieri? Molta, molta, perché io avevo la porta di casa chiusa, avevo fatto un riposino, alle 4 circa mi sono svegliato e immediatamente ho sentito suonare il citofono, era un amico di passaggio che mi diceva: Luca, prendi tutte le cose e scappa, perché qui sono uscito dalla porta e si sentiva il crepitio dell'incendio. Le fiamme sono arrivate proprio qui nella sua villa? Sì, sì, quando sono uscito alle 4 stavano in quella via lì. E poi mi sono dovuto scappare verso il mare e abbiamo aspettato che i vigili del fuoco e il servizio dei Canadair facessero il loro... Sono stati celeri? Abbastanza, sì. Sono arrivati un'oretta dopo il grosso, però diciamo che non era possibile. Per il momento è tutto qui da Marina di Pulsano. Ovviamente vi terremo aggiornati, ci saranno aggiornamenti nei prossimi telegiornali anche con altre voci, anche con voci istituzionali. Contiamo anche di raggiungere il sindaco di Marina di Pulsano, che è un incontro in prefettura proprio per cercare di ragguagliare al meglio la comunità, le istituzioni stesse e le forze dell'ordine. Per adesso, come dicevo, è tutto, a te Serena.
Francesco, ovviamente torneremo a collegarci con lui nelle prossime edizioni del nostro telegiornale. Intanto andiamo avanti con la cronaca. Sarà dimesso nelle prossime ore Domenico, il bimbo di quasi 2 anni che ieri mattina ha fatto perdere le proprie tracce mentre giocava nel giardino della villetta in cui vive con la sua famiglia nelle campagne di Locorotondo, nel Barese. È stato ritrovato in serata sotto un albero di fico a pochi chilometri da casa, che si trova in contrada Serralta. A scopo precauzionale il bambino ha trascorso la notte nell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari. I medici lo hanno monitorato, sta bene e anche le piccole ferite sul volto stanno guarendo. Alla notizia della sua scomparsa tutti si sono mobilitati per cercarlo, dalle forze dell'ordine ai comuni cittadini, passando per i volontari di protezione civile e vigili del fuoco. E ancora con la cronaca, maxi operazione della polizia postale per il contrasto delle truffe online, frodi informatiche e accessi abusivi a sistemi informatici. La Puglia tra le 11 regioni interessate. Sentiamo. Action Day della Polizia Postale contro le truffe online, le frodi informatiche e gli accessi abusivi a sistemi informatici. Le attività hanno riguardato 54 persone residenti in Puglia, Campania, Veneto, Sicilia, Calabria, Piemonte, Lombardia, Lazio, Toscana, Marche, Friuli, Venezia, Giulia. Sono state effettuate perquisizioni personali e domiciliari che hanno consentito di raccogliere significativi elementi probatori utili alla prosecuzione delle attività di indagine. Diverse le tipologie di truffe individuate dagli investigatori, a cominciare dalla truffa del falso operatore. I truffatori, fingendo di essere dipendenti bancari o operatori di polizia, contattano l'utente telefonicamente o con SMS, lo avvertono di un accesso anomalo sul conto corrente e lo inducono a trasferire tutto il denaro su un altro conto ritenuto sicuro. Altra truffa, quella del falso figlio. L'utente viene contattato da una persona che finge di essere il figlio o un parente e comunica di aver smarrito i propri documenti, il cellulare e il bancomat. Per acquistare il nuovo smartphone richiede l'invio di una somma di denaro. Ci sono poi gli annunci di vendita fraudolenti sui social network. I truffatori sfruttano le principali piattaforme social per pubblicare falsi annunci di vendita di beni e servizi a prezzi estremamente vantaggiosi. Tutte queste attività illecite, caratterizzate dall'induzione in errore della persona offesa, hanno lo scopo di carpirne i dati personali, bancari e le credenziali di accesso ai conti correnti. Nel primo semestre di quest'anno la Polizia Postale per la sicurezza cibernetica ha investigato su circa 14.000 casi di truffe online e frodi informatiche perpetrate in danno agli utenti, registrando un aumento del più 10% rispetto all'analogo periodo dello scorso anno. Le somme sottratte nel periodo in esame sono state circa 114 milioni, con un incremento del più 71% registrato nella prima parte dell'anno del 2023. Apriamo adesso la nostra pagina dedicata alla politica. Si tornerà in aula a settembre per la votazione sul referendum popolare sull'autonomia differenziata. Per mancanza di numero legale, il Consiglio regionale pugliese non è riuscito a completare l'iter entro la giornata prestabilita del 30 luglio. Vediamo. Nessun allarmismo, certo, perché c'è ancora tempo, ma quello che poteva concludersi nel corso dell'ultimo Consiglio regionale pugliese, quello del 30 luglio scorso, è stato rinviato a settembre. Parliamo dell'approvazione della proposta di referendum popolare sull'autonomia differenziata, bloccata per mancanza del numero legale in aula. Allora, io credo che sia stato veramente un errore dettato dall'eccessiva caratterialità del vicepresidente piemontese, che a un certo punto ha voluto stravolgere l'ordine del giorno appena concordato poco prima con tutti i capigruppo, quindi ha fatto un'irruzione che poteva evitare. Questo è rigidito i rapporti, ha stravolto un lavoro che noi abbiamo in maniera puntuale concordato, quindi è successo quello che è successo. Menne ha spiegato che la scelta dell'ordine del giorno è una questione meramente tecnica e che il tempo perso va subito recuperato. Abbiamo votato l'altra volta i quesiti referendari, quindi siamo convinti sostenitori del referendum contro l'autonomia differenziata. È evidente che adesso bisogna fare presto. Il primo consiglio utile a settembre dovrebbe avere ad oggetto solo i quesiti referendari. La prima cosa da fare è quella, la ripresa, e credo che chiaramente non ci sono scadenze perentorie, siamo ancora nei termini e recupereremo il tempo che abbiamo perduto nello scorso consiglio regionale. Vorrei dire a chi lancia allarmi, falsi allarmismi inutili, non esagerare, perché tutti ci teniamo a questo referendum e ognuno di noi farà la propria parte.
E con la politica ci spostiamo a Matera, dove 16 consiglieri comunali hanno votato una mozione di sfiducia nei confronti del primo cittadino Domenico Bennardi. Vediamo il servizio. Per il sindaco di Matera, Domenico Bennardi, è giunto il momento di tornare a casa. A sostenerlo i 16 consiglieri comunali che hanno presentato una mozione di sfiducia per il primo cittadino. Opposizione unita, dunque, per terminare in anticipo il percorso dell'attuale amministrazione. Se Bennardi poteva contare su 20 consiglieri su 32, spiegano, oggi non ha i numeri per governare serenamente la città, con la maggioranza che ha gli stessi numeri della minoranza, 16. L'unico voto che fa la differenza è quello del sindaco, che in questo momento è vittima del suo modus operandi, tant'è vero che negli ultimi mesi non è stato possibile eleggere il presidente del Consiglio Comunale, cessato dalla carica il 10 giugno 2024, e che per licenziare i pochi provvedimenti degli ultimi mesi è stato necessario ricorrere alla seconda convocazione del Consiglio, con conseguente aggravio di spesa per le casse comunali. In questi 4 anni, denunciano i consiglieri firmatari, abbiamo assistito a numerose disfunzioni all'interno della maggioranza, soprattutto al mancato coinvolgimento dei consiglieri nelle scelte, onestamente poche, che il sindaco ha intrapreso con solo alcuni dei suoi fedelissimi, escludendo una parte della stessa maggioranza. Ciò ha portato a uno strappo importante di alcuni consiglieri. Si chiede quindi la convocazione di una seduta straordinaria per discutere e deliberare in merito. Oggi intanto è prevista una nuova riunione dell'Assise, tra i punti all'ordine del giorno la discussione sul documento unico di programmazione, sulle misure urgenti per il turismo e sul progetto di valorizzazione della balena giuliana. E si è riunita a Potenza la direzione regionale del Partito Democratico, un appuntamento per definire il futuro proprio dei Dem in Basilicata. Costruire il futuro del Partito Democratico Lucano partendo dall'analisi degli scenari internazionali e nazionali, passando da un confronto sui recenti risultati elettorali di regionali, europee ed amministrative, e da qui confrontarsi sulle azioni da intraprendere per recuperare il distacco registrato in regione dalla coalizione di centrodestra. Non è mancata anche una critica costruttiva e matura sugli errori commessi, condizione indispensabile per permettere al PD di Basilicata di tornare ad essere il primo partito in regione, ma anche da alcune certezze come il successo della coalizione alle amministrative di Potenza. Si è discusso di tutto questo nel capoluogo di Regione Lucano durante la direzione Dem che si è tenuta nella sede di Scambio Logico. Alla riunione hanno partecipato in presenza e collegati più della metà dei componenti della direzione. I lavori sono stati aperti da un pensiero per Nicola La Salata e Giuseppe Martino, i due vigili del fuoco morti a Novasiri durante un intervento. A seguire, il segretario regionale dei Dem, Giovanni Lettieri, nella sua relazione ha tracciato la traiettoria politica da seguire per il rilancio del partito. Bisogna in qualche modo ripartire dalla rete territoriale che è ancora viva e forte, puntare sui territori, sui circoli, rianimarli e andare avanti sui temi come l'autonomia differenziata, la sanità pubblica, il lavoro e costruire una nuova piattaforma politica partecipata il più possibile per avvicinare un po' i cittadini. Il maggior dato sull'astensionismo lo registriamo proprio laddove c'è più disagio sociale ed economico, ed è proprio lì che il Partito Democratico deve riandare per creare nuove aspettative e per far rinascere una piattaforma programmatica partecipata che faccia percepire la possibilità a chi nasce in periferia di una città o nelle aree interne di avere la possibilità di progredire. Restiamo a Potenza con la politica ancora una volta, perché proprio questa mattina, durante una riunione del Consiglio Comunale, è stato eletto il nuovo presidente dell'Assise cittadina, è Pierluigi Smaldone. Vediamo. È Pierluigi Smaldone il nuovo presidente del Consiglio Comunale di Potenza, avvocato, 35 anni, alle scorse elezioni è stato candidato sindaco per Potenza Ritorna. Al ballottaggio, assieme a Francesco Giuzio, hanno stretto un'intesa politica e programmatica con Vincenzo Telesca, contribuendo alla vittoria di quest'ultimo contro Francesco Fanelli, candidato della coalizione di centrodestra. Smaldone è stato eletto al secondo scrutinio quando il quorum era dei 2/3, con 23 voti favorevoli, 7 schede bianche ed un voto per la Dem Angela Blasi. Alla prima chiamata l'opposizione ha sostenuto con il leghista Gianmarco Blasi che non avrebbe votato per Smaldone perché il suo era frutto di un accordo pregresso non condiviso con la minoranza. Adesso bisogna mettersi al lavoro, ovviamente con l'obiettivo di essere il presidente di tutti. Assolutamente il presidente di tutti, il presidente di garanzia, ma soprattutto l'elezione del presidente oggi rappresenta il vero inizio dei lavori consiliari, di quelli delle commissioni consiliari permanenti che saranno convocate da domani. Quindi la città ha grande
grandi aspettative verso questa amministrazione, questa compagine ci chiede a gran voce impegno, lo abbiamo dimostrato con questa attestazione di stima, serietà e maturità politica e siamo davvero pronti per lavorare e costruire davvero un futuro migliore, più roseo per questa città nell'ambito di una assise comunale rinnovata. Completano l'ufficio di presidenza il vice Bruno Saponara e Giulia Marrone, nominata segretaria. Voltiamo pagina adesso, emergenza siccità nel sud Italia e in Puglia, soprattutto come raccontano i dati ufficiali di Coldiretti, tra le conseguenze la disidratazione delle olive con il rischio di perdita di oltre il 50% del raccolto. Il punto della situazione è affidato al presidente di Assitol, il pugliese Riccardo Cassetta. Ascoltiamolo. La situazione è disastrosa, noi in qualche modo corriamo ai ripari, parlo della zona più olivetata d'Italia, sarebbe la BAT. Ci sono degli oliveti che usufruiscono di irrigazione e quest'anno più del solito si sta irrigando a più che non posso. Ma togliamo questa zona, tutto il resto soffre tragicamente questo cambiamento climatico che è ormai tropicalizzato. Avevano fatti dei distallatori e quant'altro serve per irrigare quei campi che non possono ancora usufruire della falda, che fino a quando ci sarà la possibilità di attingere dalle falde tutto va bene. Ma al momento insomma la situazione è critica in tutti i sensi. Ci possiamo salvare sotto l'aspetto nordbarese, c'è la irriga, però a quale costo? Ci stanno quindi i discorsi che girano intorno all'aumento dei costi di produzione, che quest'anno ci saranno più del solito, insomma, ecco. Quindi mi sento di spendere quello che è stato detto dal professor Servilli giorni fa, sì, condannati a produrre qualità. E quindi i costi si aumentano e di conseguenza un litro di buon olio costerà sempre di più e avrà il giusto prezzo, però dall'altra parte bisogna unicamente informare il consumatore che l'olio di alta qualità, quindi i DOP, IGP o biologici che gli comandi, fanno bene alla salute, quindi di non comprare olio di bassa qualità. Mobilitazione della Polizia di Stato e di quella penitenziaria questa mattina a Lecce davanti alla questura. Si attira l'attenzione anche sul fenomeno dei suicidi in carcere. Il servizio. Mobilitazione questa mattina da parte del sindacato dei lavoratori di polizia e di quello della funzione pubblica, entrambi della CGIL, davanti alla questura di Lecce. I sindacati chiedono un piano di assunzioni straordinario per aumentare gli organici del personale, di migliorare le condizioni di lavoro e di vita delle lavoratrici e dei lavoratori per arginare il fenomeno dei suicidi in carcere e di garantire una pensione dignitosa nonché l'attivazione della previdenza complementare. La manifestazione di oggi si svolge in tutta Italia per tutta la funzione pubblica, SILP CGIL e CGIL federale. Ci sarà un presidio anche a Roma davanti al Parlamento a cui parteciperà il segretario generale della CGIL Landini. È la prima volta che un segretario generale della CGIL partecipa a un presidio del comparto sicurezza e difesa. E le nostre rimostranze sono per il rinnovo del contratto, per un governo che è sordo alle nostre istanze, che ha postato in finanziaria una miseria per il rinnovo dei contratti del comparto sicurezza e difesa, che non ha fatto nessun passo venendo incontro alle richieste dei lavoratori di polizia e del comparto sicurezza e difesa. Abbiamo problemi di organici, abbiamo problemi di straordinari, abbiamo problemi di contratto e tutto questo è un discorso che non viene affrontato dall'attuale governo che, ripeto, ha solo postato una miseria in finanziaria e non ha intenzione di mettere altre risorse. Attendiamo dal governo il contratto, attendiamo arruolamenti, noi abbiamo problemi di sicurezza all'interno degli istituti penitenziari. In diversi istituti penitenziari negli ultimi 10 giorni si sono viste diverse rivolte, c'è un problema proprio di sicurezza sociale. Ieri all'interno della casa circondariale di Lecce c'è stata una perquisizione di 2 sezioni, sono stati trovati più di 500 grammi di hashish, 10 telefonini. La sicurezza di questo paese, degli istituti penitenziari, è ormai allo sbando.
noi ci aspettiamo che questo governo, dopo una campagna elettorale all'insegna della sicurezza, faccia interventi chiari e certi per la tutela del personale e per la tutela di tutti i cittadini. Il raddoppio del tratto di strada statale che collega Foggia a San Severo è stato inserito dal decreto infrastrutture del governo, ma il rischio è che nel frattempo i lavori di ampliamento già avviati possano subire uno stop. Dietro front si farà il raddoppio del tratto di strada statale 16 che collega Foggia a San Severo. I lavori infatti sono stati inseriti nel decreto infrastrutture licenziato dalla Camera dei Deputati. Non più solo semplice messa in sicurezza della strada con realizzazione delle complanari quindi, ma vero raddoppio. L'ampliamento della statale 16 tra Foggia e San Severo nell'ambito della conversione del decreto legge sulle infrastrutture è uno dei momenti più importanti per quanto mi riguarda in questo scorcio di legislatura, un tratto di strada caratterizzato da sempre non semplicemente da una elevata incidentalità ma soprattutto da una elevata mortalità. Un doveroso grazie va sicuramente al governo, al viceministro Bignami, ma anche e soprattutto agli altri deputati di Fratelli d'Italia pugliesi con cui abbiamo fatto squadre. L'odissea della statale 16 Foggia-San Severo, chiamata la strada della morte per la pericolosità, i tanti incidenti mortali ed il traffico intenso anche di mezzi pesanti, è lunga oltre 10 anni. Una battaglia di tanti come CISA, di Consum, comitati e politici. Finalmente i lavori erano iniziati pochi mesi fa, ma ora... Però tutto questo non deve complicare, non deve rendere vano l'altro lavoro che per decenni abbiamo combattuto per arrivare a questo progetto. I lavori, ripeto, dei cantieri adiacenti non devono essere impediti, non devono fermarsi. Quello dell'ampliamento senza raddoppio è un progetto esecutivo praticamente impossibile da interrompere. In pratica, l'odissea della Foggia San Severo potrebbe non essere finita qui. In attesa delle celebrazioni per San Rocco, Grottole nel Materano celebra i 100 anni della sua cassa armonica. Grottole si prepara per i solenni festeggiamenti in onore di San Rocco, il santo patrono, e di Maria Santissima Assunta in Cielo e le celebrazioni per il centenario della storica cassa armonica. Il piccolo teatro all'aperto, esempio significativo dell'arte e della maestria artigianale, già montato nella piazza centrale del paese, sarà il cuore pulsante di un programma ricco di eventi che comprende manifestazioni culturali e religiose. La cassa armonica quest'anno è un evento eccezionale. Riporta effettivamente un monumento per Grottole in quanto è un elemento che da 100 anni i nostri artigiani con grande capacità, con grande consapevolezza hanno realizzato questo monumento 100 anni fa, trasferendo a noi oggi ancora questo elemento importante che oggi ogni anno in onore di San Rocco viene rimontata. Adesso viene rimontata la cassa armonica sulla quale di solito si svolgono solo gli eventi legati alla festa patronale. Quest'anno invece, anche grazie, voglio dire, alla volontà di tutta l'amministrazione comunale, abbiamo deciso di dare più spazio agli eventi che si svolgeranno proprio in cassa armonica. Quindi l'estate grottolese quest'anno avrà un aspetto diverso. Non saranno i soliti eventi che si svolgeranno grazie all'amministrazione, ma saranno eventi che si concentreranno soprattutto sulla cassa armonica. E di nuovo a Matera, dove domani si svolgerà la crapiata nei sassi. Grossi pentoloni e cucchiai, cottura lenta, legumi e cereali. La sagra dell'estate con la crapiata torna il 1 agosto nei Sassi di Matera in via Fiorentini su iniziativa di Nino Festa. Un piatto tipico della tradizione che riuniva i materani per festeggiare il raccolto, buon auspicio per la stagione successiva. Un piatto collettivo da condividere in allegria, accompagnato da un buon bicchiere di vino. Mantenere questa tradizione è sempre bello. Io ci sono nato e le ho viste tutte queste tradizioni. Per cui
continuo a farlo col piacere immenso di mantenere sempre viva questa bella tradizione. Non faccio pagare niente, mi piace farlo e per cui voglio dire continuiamo ancora così. Quanti chili di crapiata sta preparando? Circa un quintale e mezzo di legumi che poi si raddoppiano come peso, perché poi una volta che si gonfiano bollite saranno a boh, 2 quintali e mezzo, 3 quintali più o meno. Tutto accompagnato da un bicchiere di vino? Soprattutto per un bicchiere di vino che faccio io, che è veramente buono, buono, buono. È una gioia infinita vedersi, perché non è facile poi ritrovarsi con tante tante persone, con tante tanti amici e rivedersi lì vicino dove faccio questa festa. La sua crapiata è celebre per la bontà. Qual è il segreto? Nessun segreto, sono i soliti legumi, ma che si cuociono con attenzione e poi si mangiano con piacere in mezzo, soprattutto perché quando si mangiano insieme è la cosa più bella. Ancora la nostra pagina culturale, non a teatro ma sul lungomare di Metaponto. Questa sera si ride con Beata Giovinezza di e con Lia Trevisani. Poi tutte così escono, su che non vogliono far vedere che stanno tutte spazzate d'amore. Questa sera alle 21, appuntamento da non perdere sul lungomare di Metaponto con un tuo spettacolo e la direzione artistica di Geo Coretti, Beata Giovinezza. La parola dice tutto, Beata Giovinezza. Ripercorreremo i bei tempi, quelli che ormai non ci sono più. A me piace fare sempre differenze tra il passato e il presente e abbiamo voluto portare a Metaponto questo spettacolo perché era ambientato a Metaponto, quindi dalla serie noi, il lungomare, il mare e voi spettatori, noi vi aspettiamo possibilmente numerosi, anche ci fece call, però insomma, ci rinfrescheremo. Adatto a tutti? Sì, adatto a tutti. I bambini si divertono per le movenze, per quello che dico, perché loro non hanno idea di come era prima, sono abituati come sono al super benessere. Però è uno spettacolo romantico, fa ascoltare le canzoni di un tempo, fa credere ancora all'amore, un po' di nostalgia. E noi siamo romantici, che dobbiamo fare? Allora stasera? A stasera. La macchina, per vedere nord da natale, teneva l'albero magico da tutto fuori, attacchetto a finestrina, sopra la cappotto, attacchetto a come si chiama, o sedile, attacchetto a nord, albero magico da tutto fuori. Si sentiva un odore di felce azzurra che non avete l'idea. E questa era la nostra ultima notizia, l'appuntamento è con la prossima edizione del nostro telegiornale. Buona giornata.